quali sono i valori del Gonzaga? Ma sicuramente la cosa che più mi colpisce è il clima. Un clima, io direi, familiare, ecco, per molti aspetti. Non ci siamo solo per valutare, però ci siamo per essere vicino a loro nei momenti belli, e quindi c'è chi viene a raccontarmi, non so, i successi sportivi, e anche nei momenti meno belli. Riusciamo a garantire a ciascuno la nostra attenzione sempre e comunque. Davvero c'è un'attenzione personalizzata e individualizzata ad ogni singolo alunno. La didattica è centrata sullo studente, quindi è fatta su misura, ci sono occasioni di recupero, ci sono occasioni di riscatto per il ragazzo. Ma direi di più, il Gonzaga ha un'attenzione, credo specifica, per quel fattore che è il capitale umano, che sembra qualcosa di leggero, di evanescente, di fumoso, quando invece è la struttura portante dell'uomo. E per quanto riguarda i ragazzi, cosa devo dire? Sono la forza, sono lo stimolo costante, sono la ragione per la quale sono qua, perché innanzitutto ci sono i ragazzi e poi c'è tutto il resto. Insegno qua da 4 anni e fin da subito ho trovato qua una comunità educativa. Innanzitutto la cosa che mi è sempre piaciuta è l'idea che qui non ci chiamiamo professori, ma ci chiamiamo educatori, che è una definizione molto più ampia. Perché questa è una scuola dove si lavora veramente insieme, con un buon equilibrio tra la responsabilità personale e la collegialità nelle decisioni. Quando spesso mi ritrovo a parlare con degli amici riguardo i miei rapporti con i miei colleghi, mi sento dire: ma dai, non è possibile, è un'oasi quella. E devo dire che per me insegnare qua è un po' una cosa storica, nel senso che quando studiavo passavo sempre da questa parte con il tram e devo dire che è sempre stato un sogno quello di poter entrare in un istituto del genere. Il Gonzaga è certamente una scuola di eccellenza, ma io dico sempre di eccellenza ma non di elite. Ma sicuramente perché è una scuola di alto valore e di alto livello, per le strutture che il Gonzaga propone. La palestra dove ci troviamo adesso, la palestra di pallavolo, che credo fra poco cederà il passo al bellissimo palazzetto che stiamo costruendo nel nostro cortile, al di sotto del quale avremo anche una piscina da 25 metri. È già tutto qui, insomma, nella scuola, oltre, vabbè, al teatro, alle palestre, a tutti, diciamo, gli spazi educativi e ricreativi che sono presenti. Cerchiamo ogni giorno di migliorare la nostra qualità in virtù proprio anche del funzionamento della scuola stessa. E quindi è molto stimolante in questo senso, quindi c'è questa voglia anche da parte mia, da parte dei docenti, di portare i bambini a ottenere, come dire, dei buoni risultati, ma anche a fare raggiungere degli obiettivi alti, insomma, in tutti i sensi. Cosa ci piace? Ci piace lavorare qui perché... Potrei dire tutto. Vorrei dirlo forse con le parole di un mio allievo. Mi sono venuti in mente 3 aggettivi che caratterizzano questa scuola, che sono serio, affettuoso e eccitante. C'è sicuramente la serietà e noi docenti a questo teniamo molto, ma c'è anche, mi sembra, questa idea che a scuola ci si vada col cervello, ma ci si vada coi sentimenti, ci si vada con gli affetti. E se un ragazzino ha questa impressione, cioè che la scuola si occupi non solo delle nozioni, ma si occupi veramente della sua crescita, beh, allora mi sembra che sia una scuola che è riuscita a fare una bella cosa. E questo è quello che da 20 anni a questa parte mi dà la voglia di rimanere qui e di andare avanti. Perché arrivano che sono proprio degli scricciolini, alcuni non sanno neanche tenere in mano la matita. All'inizio sono un po' intimoriti, poi prendono sicurezza e poi sbocciano. E alla fine della quinta liceo li vediamo che fanno le foto di classe, che girano per i corridoi vestiti da subacquei perché è l'ultimo giorno di scuola. E è una grande emozione. Ecco, questo è quanto. Quindi direi un ambiente molto accogliente, un ambiente che ha insegnato tanto e continua a insegnare, un ambiente in cui si comunica molto.